La campagna vaccinale pare davvero abbia cambiato marcia. Con l'arrivo in quantità massicce delle dosi dei vaccini approvati dall'EMA e il conseguente sblocco delle vaccinazioni di fasce di età sempre più giovani, la percentuale di vaccinati con almeno una dose sta crescendo esponenzialmente. Gli scienziati sono ottimisti sui risultati della campagna vaccinale, soprattutto per quanto riguarda il rallentamento della diffusione del coronavirus tra gli immunizzati. Secondo quanto riporta il primo report nazionale dell'Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute sull'impatto della vaccinazione, già dalla prima dose il rischio di infezione da SARS-CoV-2, ricovero o decesso, diminuisce del 90% circa non solo tra le persone in età lavorativa, ma anche tra quelle più anziane. Per capire come funziona la procedura di vaccinazione di massa, siamo entrati all'interno del Mandela Forum di Firenze al momento dell'apertura delle attività quotidiane. Il noto palazzetto dello sport, ormai da diversi mesi, è stato riadattato a centro vaccinale, il più grande della Toscana. Arrivare alla somministrazione vera e propria richiede una serie di step obbligati che iniziano all'ingresso della struttura, dove vengono controllate le prenotazioni in modo da far accedere soltanto chi deve vaccinarsi. Un passaggio del tutto simile si ripete una volta entrati. Gli addetti ai controlli forniscono le prime indicazioni da seguire per arrivare al cuore del palazzetto. Messo piede in quello che fino a poco più di un anno fa era il campo da gioco, gli ospiti si siedono a comporre più file in attesa del proprio turno allo sportello di registrazione. Qui vengono controllati i documenti di identità e quelli relativi all'anamnesi del paziente e successivamente viene accompagnato nelle postazioni di somministrazione. L'iniezione è indolore e dopo alcune raccomandazioni per il trattamento degli effetti collaterali, quali febbre, indolenzimento, spossatezza, i più comuni, l'ospite viene accompagnato a un'altra postazione per le informazioni sul richiamo e la registrazione dell'avvenuta vaccinazione. Infine il paziente viene invitato a sedersi per 15 minuti in uno spazio dedicato proprio alle attese. Al termine del quarto d'ora, i vaccinati possono uscire dalla struttura e concludere così il percorso di vaccinazione, che in totale non dura più di 25 minuti.